Trovati da Salvatore, benvenuti nella piazzetta di Delta TV, nello spazio di investimenti e Basilea. Oggi parliamo di un argomento molto importante, parliamo di eh, credito, credito alle imprese, eh, qual è la situazione in Puglia e lo facciamo con un ospite d'eccezione che voi anche già conoscete per altri versi. Abbiamo qui in studio, io lo chiamo il presidente Vito Antonio Santamaria, attuale amministratore delegato di Finanza CNA SRL. Presidente Santa Maria, grazie per aver accettato il nostro invito. Vi ringrazio voi per, avermi, per darmi un'opportunità di dialogare con il mondo delle imprese. Bene, eh, Presidente Santa Maria, eh, chi segue eh, Investimenti Basilea è abituato a vederla nella eh, veste di Presidente di eh, Cofi di Puglia, adesso invece è amministratore delegato di Finanza CNA SRL, può spiegare un po' l'evoluzione e che cosa è successo a Cofi di Puglia? Eh, è successa una cosa estremamente positiva, e cioè ha raggiunto eh, il limite previsto dalla, dalla normativa per diventare Vigilati da Banca d'Italia, intermediari vigilati da Banca d'Italia, quindi equiparati praticamente a una banca, una BCC, come ce ne sono tante sul nostro territorio. Eh, raggiunto il limite, si, eh, si è obbligati praticamente quindi a passare, eh, a diventare un'altra cosa rispetto al, ai cofili che siamo abituati a vedere, eh, quanti ce ne sono tanti eh, nel, in tutta Italia. Eh, questo traguardo, quello del 107, che ci equipara quindi a una banca, eh, ci permette di diventare tra l'altro anche soggetto baricentrico in tutto il Meridione, in quanto siamo l'unico ehm, Cofidi del Meridione ad aver ottenuto questo risultato. Eh, Meridione naturalmente isole eh, escluse. Eh, Tant'è che nell'ultimo periodo del, della mia presidenza in Cofidi, Abbiamo anche, ho anche firmato, ho sottoscritto, le convenzioni con Firmolise e con la, la finanziaria della Basilicata. In questo periodo eh, si sta raggiungendo anche l'accordo con eh, la, regione, la regione Calabria. Eh, il risultato è stato talmente importante che ci ha praticamente obbligato. A eh, fare delle scelte eh, anche dal punto di vista proprio organizzativo. E quindi praticamente eh, la parte amministrativa, il Cofili Puglia, eh, abbiamo scelto di un nuovo presidente, mentre per quanto riguarda la parte commerciale, eh, è stato dato a me il compito, in, quanto, in qualità di amministratore delegato, di seguire tutta l'area commerciale che fa poi capo a, a Cofidi Puglia. Presidente Santamaria, tra un po' parleremo nello specifico di finanza CNA, chi è qual è la sua mission. Desideravo tornare un attimo indietro per eh, delineare meglio eh, un aspetto. Eh, qual è la differenza sostanziale tra un Cofidi eh, diciamo vecchia generazione e un Cofidi eh, tra virgolette 107, cioè vigilato da Banca d'Italia? Per chi eh, intende presentare delle pratiche questa è un'opportunità un o no? Eh, sicuramente è un'opportunità perché permette eh, per fin quanto è possibile, eh, poi casomai ne parliamo dopo, eh, di eh, togliere le alibi alle banche per l'erogazione del credito alle imprese, in quanto eh, alle stesse banche con un soggetto come il nostro. Non è, più, non è più obbligato a fare l'accontonamento all'8% eh, così come previsto dalla, dalla normativa. Questo significa che alla banca si liberano altri, eh, altri fondi per ulteriori finanziamenti per eh, tutte alt le altre attività eh, inerenti eh, all'istituto bancario di cui parliamo. Questo significa anche la possibilità di avere accesso al credito e di avere accesso al credito con condizioni particolarmente vantaggiose in termini di tassi debitori che l'impresa deve pagare alla banca. Perché nel momento in cui si dovesse, dovesse accadere qualche problema all'impresa, nel senso che non paga le rate e quindi viene revocato il finanziamento, la banca va sui conti del Cofidi e preleva quello che è la, la, la quota aspettante di garanzia data da Cofidi che può essere in misura del 50% come è la norma ma in questo periodo con i fondi regionali che ci sono stati praticamente dati abbiamo anche la possibilità di garantire su alcune linee di credito le imprese in misura dell'80%. Eh, Presidente Santamaria, la ringrazio per la precisazione. Quindi abbiamo parlato di Cofidi, del suo ruolo. Adesso eh, lei è qui nelle veste di amministratore delegato di eh, Finanza CNA SRL. Può spiegarci chi è, chi è Finanza S eh, CNA e soprattutto qual è il suo ruolo in questo momento? Allora, Finanza CNA SRL altro non è che una società eh, che fa capo all'organizzazione all sindacale eh, confeder dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Quindi nasce, eh, anche perché, nasce dalla CNA, anche perché il Covid di Puglia è, espressione, eh, del mondo, è, na è nato dal, come espressione del mondo artigianale e della CNA in particolare in quanto eh, nato nel 1996 eh, tramite la fusione di sei cooperative eh, facente eh, capo eh, a CNA. Il ruolo di, di Finanza CNA oggi non è altro che quello di avere la rete eh, distributiva su, del, del, per quanto riguarda eh, per, la, per, per predisporre le pratiche da inviare, da inoltrare poi a eh, Cofili Puglia, eh, è una rete che con, eh, sia con le sedi CNA, sia con sedi proprie. Eh, del, quindi anche dell'organizzazione, ma anche con tutta la rete che riguarda i mediatori creditizi, con professionisti in genere che si convenzionano con eh, Finanze CNA mentre prima erano convenzionati con Cofi di Puglia. Quindi eh, una, una capillarità su tutto il territorio regionale, innanzitutto, ma tramite l'organizzazione anche su quelle altre regioni limitrofe eh, alla Puglia stessa. Questo perché ho detto che gli strumenti che ha il, eh, il, il Cofidi e attraverso la rete distributiva del, di finanze CNA dà la possibilità di avere eh, accesso al credito al, al mondo delle piccole e medie imprese. Presidente Santa Maria, in pratica per chi deve presentare una, pra una pratica, una richiesta di finanziamento? Eh, eh, finanza CNA diventa il punto di riferimento, ma dove sono ubicati gli uffici di CNA eh, di finanza CNA? Scusa. Allora, la, la, la sede legale è naturalmente a Bari presso la, la sede provinciale della CNA in via Tridente. Poi abbia, il, il, ci sono delle sedi locali direttamente collegate a a Cofidi, una è ad Altamura l'altra è ad Acquaiva e l'altra è a Bari, ne abbiamo un'altra a Foggia, naturalmente ne stiamo aprendo altre eh, sia su, eh, sul territorio detto molisano e sia su quello della, della Basilicata eh, poi naturalmente ho detto la, la, la possibilità di arrivare eh, è, sono le diverse convenzioni fatte su diversi, su diversi territori, però la, la sede legale e quella della Cinea provinciale di Bari. Presidente Santa Maria, eh, arriviamo un po' al punto, al nocciolo anche della nostra eh, puntata, il credito, la situazione del credito sul nostro territorio, quali sono gli aspetti positivi e quali magari sono eh, eh, le migliorie da apportare eventualmente? In questo momento la, la difficoltà dell'accesso al credito è nota, eh, per la verità io la vado... Eh, come dire, raccontando questa storia da, da circa due anni, eh, probabilmente ero l'unico che raccontava questa storia perché negli incontri anche dell'osservatorio eh, sul credito presso la prefettura eh, e io ero la voce eh, fuori dal, dal, dall'ordinario perché tutti quanti raccontavano che tutto andava bene, non c'erano problemi, questa anche Banca d'Italia regionale, l'ABI e quant'altro. Ma il problema è che nonostante quello che sta accadendo eh, nel mondo e in Italia in particolare per le note eh, debolezze strutturali, per il, il debito pubblico alle stelle e quant'altro, eh, perché il, i mercati non si fidano anche eh, dei governi, per le problematiche inerenti anche le banche stesse italiane, il problema è che non si prestano eh, i soldi tra, tra di loro, eh, ha fatto sì che la situazione eh, stia, eh, o meglio, per, per quanto mi riguarda è drammatica, perché in effetti eh, il sistema bancario si è chiuso a riccio in questo momento, non stanno erogando, che, che se ne dica, io ho sentito un'intervista televisiva proprio due giorni fa, da parte di un presidente di una banca pugliese che non mi ha visto assolutamente di condividere quello che diceva, perché in effetti le banche non erogano, tutte le scuse sono buone per non erogare e tra l'altro chi sta erogando in questo momento, e sono pochissime, diciamo un paio di banche in tutto. Eh, fa, eh, sono a, a condizioni eh, naturalmente molto più alte rispetto anche a due mesi fa. Sono tassi che oramai dobbiamo cominciare a parlare con spread del 5%, eh, in qualche caso anche del 6%. Quando le banche erogano, perché eh, notizie anche di ieri io ho, cerca, ho chiesto ad, ad alcune banche la situazione e mi hanno detto: Guardi, non ci portare più pratiche perché in questo momento non siamo in grado di, eh, di poter assicurare la delibera e quindi naturalmente l'eventuale erogazione. Questo significa, e stiamo parlando di banche non solo locali ma anche di respiro, eh, di respiro nazionale, che praticamente in questa maniera, eh, a parte il fatto che non raccontano la, 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 storia, ve, la storia vera, non raccontano la situazione drammatica, ma in effetti con questo modo di agire, con questa chiusura eh, praticamente completa del mondo bancario, stanno mettendo in difficoltà eh, il territorio, stanno mettendo in difficoltà le piccole imprese eh, le, e le piccole e medie imprese che poi sono il, il tessuto economico della, eh, della, della, della nostra regione, dei nostri territori. E stanno facendo male che voi neanche ve li immaginate perché... A queste eh, problematiche del sistema bancario si aggiungono poi anche le problematiche che le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione stanno riscontrando, cioè pagamenti con estremo ritardo eh, di mesi, in alcuni casi anche di anni, perché le amministrazioni devono eh, come dire, eh, rispondere a quello che è il patto di stabilità, e quindi questo sta a significare che molte piccole imprese stanno andando in difficoltà. Eh, se non eh, chiudono anche per eh, eventuale fallimento. Eh, non è che sono, eh, queste sono storie, come dire, sono una persona, come disse una volta un bancario, eh, sto parlando quasi da terrorista. Eh, la realtà è proprio questa: è proprio se prendiamo coscienza di quella che è la situazione, proprio perché tutti soggetti, se tutti i soggetti si siedono intorno a un tavolo e discutono e eh, mettono a, 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 a frutto un piano di attività, solo per, con questo probabilmente riusciamo ad ottenere situazioni migliori. Io ritengo che fino alla fine dell'anno la situazione non cambierà eh, di molto perché oramai eh, la situazione è questa, le banche stanno soffrendo, eh, stanno, sta arrivando la chiusura dell'anno solare, hanno problematiche perché naturalmente... Stanno aumentando anche le sofferenze del, del sistema bancario, per cui probabilmente in questo periodo, più che andare in banca a chiedere soldi, probabilmente sarebbe il caso, o meglio, è quello che loro augurano: eh, attraverso anche il eh, lancio di obbligazioni, eh, la proposta di acquisto di azioni della, delle banche stesse. Eh, probabilmente è più sicuro se eh, le imprese e i cittadini li portano i soldi in banca, ma questo è sempre più difficile eh, che non eh, ottenere credito dal sistema bancario in generale. Presidente Santa Maria eh, i, i temi che lei ha messo sul tavolo sono diversi. Abbiamo parlato di una eh, situazione critica eh, nel campo dell'erogazione, abbiamo parlato di difficoltà che le imprese e gli imprenditori eh, incontrano sui ritardi eh, dei pagamenti. Abbiamo mi passi un po' il tema, ho quasi compreso che a fronte di finanziamenti bisogna poi comunque eh, offrire, quindi sottoscrivere dei servizi collaterali tipo polizze oppure altre, altre forme tipo obbligazioni e azioni. Ma in questo contesto, lei ha anche citato un po' la questione dello spread. Eh, noi sappiamo che attualmente eh, lo spread tra il riferimento eh, televisivo del BTP a 10 anni e quello del Bund eh, tedesco in, oscilla dai 4 ai 4,60-4,70 punti eh, percentuali. Ma possiamo spiegare? Ai nostri telespettatori, vabbè, se lo spread è 5% significa che un imprenditore, un'impresa è disposto a pagare anche il rischio. Ma a questo spread cos'altro bisogna poi aggiungere? Eh, bisogna aggiungere eh, l'Euribor se è un finanziamento eh, come dire o eh, l'IRS che sono i due parametri per il fisso e il variabile. E quindi naturalmente gli imprenditori devono eh, Oggi, tra l'altro, è molto più eh, come dire, accettabile un fisso rispetto a un variabile. Devono aggiungerci qualcosa come due punti, due punti e mezzo in più rispetto allo spread. Quindi, stiamo parlando di tassi eh, che e sono tassi agevolati perché c'è la, la garanzia del cofidi. Eh, tra l'altro, stiamo parlando di tassi che vanno oltre il 7%. Questa è la realtà. Eh, perché eh, prendere il variabile non sappiamo poi eh, perché stiamo vedendo i costi del denaro quindi può anche a darsi che i tassi eh, salgono ancora. È un problema serio eh, e il fatto di aver allontanato questo problema o, aver fatto finto, o averlo nas diciamo così, nascosto ha fatto sì che eh, le imprese, i cittadini non abbiano preso coscienza di che cosa stava succedendo eh, nel mondo e soprattutto per quanto riguarda l'accesso al credito e a che condizioni di credito. Ho detto ci sono banche che hanno detto non portate più pratiche perché non abbiamo più pratiche da fare. Se voi andate in banca molto spesso, eh, anche loro, eh, ne sentivo ieri un direttore di una banca eh, eh, di respiro nazionale, che eh, praticamente gli è stato imposto di non fare nulla, cioè stanno in banca, eh, tra virgolette, anche a perdere tempo. Ed è un fatto drammatico anche per gli stessi eh, direttori e impiegati di banca, perché si rendono conto della, eh, come dire, della, eh, del loro essere, non dico inutile, ma di stare lì eh, senza poter fare nulla eh, importante e nulla che che vada a, nei vantaggi del come dire del, del territorio in cui loro sono presenti. È un problema veramente molto molto Pre, serio. Presidente Santa Maria, e a riguardo, diciamo eh, non possiamo condurre una trasmissione in cui giustamente elenchiamo quelle che sono le criticità e quello che si vive quotidianamente eh, sul territorio e con questi imprenditori, ma ci sono delle misure, ci sono delle possibilità eh, ancora da utilizzare eh, per chi è interessato a farsi finanziare. Se sì, in che misura. Sì, in effetti, eh, io ho parlato delle problematiche che in cui stanno incorrendo eh, la mol, molteplicità delle, delle imprese, però è chiaro che in un quadro eh, come dire eh, negativo ci sono anche le delle positività. Eh, noi siamo stati oggetto di eh, un, eh, un come dire gestiamo come Govin Puglia un finanziamento che è messo a disposizione dalla Regione Puglia insieme ad altri consorzi fili, poi c'è chi l'ha utilizzato in più, c'è chi l'ha utilizzato di meno, noi lo stiamo utilizzando eh, molto su tutto il territorio regionale ed è la misura 6.1.6 della Regione Puglia che eh, prevede finanziamenti eh, a condizioni eh, convenzionate e, e anche agevolate. Eh, sia per quanto riguarda le capitalizzazioni, sia per quanto riguarda le ristrutturazioni eh, del, del debito e sia anche gli investimenti. Per quanto riguarda gli investimenti eh, c'è anche quella del titolo secondo, cioè l'ex artigiancassa, eh, che prima era aperta solo per le imprese artigiane, adesso anche a quelle del commercio e piccola impresa, con finanziamenti che vanno fino ad un milione eh, di euro. Con garanzie rilasciate dal, dal Cofini, quindi dal sistema bancario, in misura dell'80%, eh, e eh, questo prevede anche queste, questa misura, un contributo anche a fondo perduto per quanto riguarda macchinari e attrezzature e contributo in conto interessi anche per l'acquisto o la realizzazione di capannoni, eh, capannoni industriali. Sono eh, in condizioni molto agevolate. Ho detto, vanno a togliere anche le alibi all'erogazione del credito delle imprese. Anche se in questo momento oltre, eh, intorno al 40% è la percentuale di utilizzo di questa, de, per gli investimenti, un eh, buon altro, altrettanto 40% viene, si, viene utilizzato oggi per quanto riguarda le strutturazioni eh, del, del debito nel confronto del sistema bancario. La maniera, maniera la devo interrompere perché dalla regia mi fanno segno che abbiamo ultimato il tempo, quindi abbiamo queste misure importanti. Quindi rivolgetevi a Finanza CNA SRL. Eh, ringrazio chi ci segue da casa, ringrazio il eh, presidente Vittantonio Santamaria, amministratore delegato di Finanza eh, CNA per le importanti informazioni che ci ha eh, fornito. Ringrazio poi per la parte tecnica eh, la regia, eh, Gaetano eh, Rutigliano, Michele Didone. Eh, eh, Mino e Marco. Eh, poi come al solito, se vuoi essere protagonista della finanza, dei mercati e eh, dell'economia e per un futuro finanziariamente indipendente, ti aspetto il, dal lunedì al mercoledì alle 22 e dal venerdì alla domenica, sempre su Delta TV.